Oggi per fortuna stiamo iniziando a capire che le api sono fondamentali per la vita sulla Terra, ma in pochi ricordano che in passato ci hanno dato anche qualche bella lezione di matematica. Ne parliamo oggi in occasione della Giornata Mondiale delle Api. Piccole o operosissime, anche se spesso lontane dal nostro sguardo, le api hanno catturato la curiosità di molti studiosi già tanto tempo fa. René Antoine de Rémure è stato uno dei più grandi scienziati della prima metà del Settecento, un illuminista ammaliato dall'idea che con la mente, con la ragione, si potessero cogliere i misteri dell'universo, si potesse mettere ordine al caos. René si occupò di tutto, come capitava spesso all'epoca, dalla digestione degli uccelli fino alla produzione dell'acciaio. Ma a catturare la sua attenzione furono in particolare gli insetti e soprattutto le api. Passò anni a osservarle e studiarle, tanto da dare alle stampe una gigantesca opera in 6 volumi che oggi è considerata la base dell'entomologia moderna. Analizzava ogni aspetto della loro vita. Fra le tante curiosità, lo colpiva ad esempio l'alveare. L'attento René iniziò a chiedersi come mai il favo, costruito per conservare miele, larve e polline, avesse sempre la stessa struttura, quella struttura che oggi definiamo appunto anido d'ape. Ciò che lo affascinava era il pensiero che anche le api potessero seguire una logica precisa, magari matematica, potessero essere mosse in qualche modo dalle stesse leggi che governavano anche le stelle e i pianeti. Un'idea meravigliosa che restituiva ordine e senso al creato. Così chiese a un suo amico matematico, tale Johann König, di risolvere un problema. Senza svelargli la sua ipotesi sulle api, per non influenzarlo nella risposta, formulò questo quesito. Tra tutte le celle esagonali a base piramidale, qual è quella che può essere costruita con minor materiale? Il risultato di König fu che l'angolo ottuso doveva essere di 107 gradi e 26 primi, mentre l'acuto di 70 gradi e 34 primi. Una differenza minima di soli 2 primi di grado rispetto alle rilevazioni eseguite sul favo. Una risposta stupenda che dimostrava l'attenzione quasi geometrica da parte delle api, la loro abilità quasi perfetta. Però René rimase perplesso perché quella differenza, seppur minima, annichiliva la sua ipotesi e dunque chiese più volte di ripetere i calcoli, ma la differenza era sempre la stessa, 2 primi di grado. Fino a quando una nave inglese naufragò dopo aver centrato gli scogli a largo della madrepatria. Ora, tutti si salvarono, ma l'episodio, come potete immaginare, fu a dir poco imbarazzante. Com'era possibile che una nave della flotta più potente del mondo avesse centrato proprio la madrepatria? Un'attenta inchiesta dimostrò che a sbagliare non era stato né il comandante né l'equipaggio. Svelò infatti che l'errore si trovava in una tavola logaritmica utilizzata per tracciare la rotta. Guarda caso la stessa tavola logaritmica che aveva utilizzato König per effettuare i suoi calcoli. König poté così correggere i suoi calcoli e arrivare alla stessa identica conclusione delle api. Già nel Settecento, dunque, anche grazie al lavoro di questi due scienziati, fu chiaro in qualche modo che le api fanno parte di quel meccanismo che regge e muove l'universo, che il loro bene è intrinsecamente legato al nostro e che prendersi cura di loro vuol dire prendersi cura del mondo intero, ma soprattutto di noi stessi. Per parafrasare il Talmud, potremmo dire: chi salva un'ape, salva il mondo intero.